Questo è il sesto augurio di buona Pasqua che vi do. 6 anni fa ne drevo le zampe di gallina. Qui me la ride che qua ormai veramente siamo rimasti in pochi, ma buoni. Il ringraziamento di tutta la collettività con la quale quotidianamente mi confronto, quindi le male parole me le pigli a voi per tutto il buono. No, non è vero, la gente apprezza molto il lavoro dell'amministrazione comunale, gli sforzi che facciamo per cercare di far andare avanti il comune con un organico ridotto all'osso. Ogni anno il primo ringraziamento è per il lavoratore socialmente utile e quindi il primo ringraziamento è a voi. E la speranza è che riusciate nel prossimo futuro, proprio presto, di trovare un'occupazione, oppure che il governo decida, nelle migliori delle ipotesi, piuttosto che far fare dei concorsi, dopo aver ottenuto un quadrante gente per anni, acquisito professionalità, spenda qualcosa di giusto e faccia rimanere tutto quello che è di buono che avete portato e che avete imparato. Perché io sono convinto che chi viene da fuori con un dolore dentro porta solo, non prende niente. Invece ai dipendenti comunali dico che anche quest'anno con difficoltà stiamo andando avanti nella gestione del comune e quindi la speranza insomma che qualcosa di meglio arrivi un po' per tutti e che il governo veramente faccia fare queste assunzioni, perché nell'ultimo decreto che c'è stato pare che i comuni possano assumere, quindi se assumono un po' di lavoro si alleggerisce e arrivi della professionalità fresca anche a sostegno di chi oggi sta qua dentro, che deve fare un po' tutto da solo. Oggi una vicenda con Assunta è dove in un modo o nell'altro ci troviamo in difficoltà perché purtroppo manca il personale, quindi alcune cose sfuggono e purtroppo ci sono questioni che non possono sfuggire, sfuggono, e quindi se ci fosse più gente al lavoro non succede e non dovrebbe succedere. Quindi vi auguro una buona Pasqua di pace e di serenità in famiglia. Quindi auguro a tutta la famiglia, mangiamoci questo affare qua. Grazie.